Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Anche oggi ancora parliamo di festival studentesco e oggi, come avete visto, siamo al liceo classico Carducci, che per tanti anni ha trionfato, l'anno scorso invece si è classificato terzo. Vediamo se quest'anno invece le rappresentanti vogliono portare di nuovo il liceo a trionfare. Ed eccoci qui al liceo classico Carducci con non due rappresentanti ma tre rappresentanti, tutte e tre donne in quanto al classico. Ragazze, buongiorno. Allora, com'è andata l'anno scorso? Partiamo subito con... Allora, diciamo che l'anno scorso è andata maluccio, poteva andare decisamente meglio. Ci siamo classificati terzi dopo il Pascoli e il Torricelli. E diciamo che quest'anno puntiamo molto più in alto. Anche perché diciamo che il Carducci ha la nomea di essere un grande trionfatore al festival studentesco. Magari manca di nuovo un primo posto? Eh beh, certo, dobbiamo riportare in vetta il nostro nome e è importante questo, insomma, ci teniamo molto. E dici che quest'anno andrà bene? Speriamo di sì. Dai, allora andiamo dalla rappresentante numero 2. Ciao, allora, punto di forza vostro quest'anno? Lo spirito di unione della nostra scuola, che secondo me è l'elemento più importante per vincere. Wow, come ci spiazza questa ragazza. E invece una categoria che proprio dici, no, cioè se non c'era era meglio? Nessuna. Siete fortissimi in tutto? Si vedrà poi alle serate, noi facciamo del nostro meglio intanto. Questa è una minaccia per le altre scuole, lo sai, vero? Non è certo un mio problema. Wow, le vedo piuttosto agguerrite le ragazze. Rappresentante numero 3 invece, tu che cosa mi puoi dire? Chi sono i vostri maggiori concorrenti? Beh, diciamo che dire il Torricelli sarebbe scontato, ma non lo diciamo. Diciamo di un concorrente, una scuola specifica non c'è. Temiamo diverse persone perché ci sono tantissimi talenti in ogni scuola, però noi abbiamo le giuste persone in grado di batterle, quindi non siamo troppo preoccupati. Facciamo un pronostico così a bruciapelo? Oddio, gufate pronostici non sono nella nostra specialità, però noi speriamo di dare il meglio e che vinca il migliore. E allora facciamo un augurio, un in bocca al lupo ai vostri ragazzi in modo che insomma arrivino al festival supercarichi. Ragazzi, mettetecela tutta e rendeteci orgogliosi solo come voi sapete fare e ce la possiamo fare, sì. Benissimo, grazie ragazze. Eccoci qua, liceo Carducci, professor Zalske, tedesco, che già ha partecipato al festival studentesco, io ben ricordo. Allora, come andrà quest'anno? Andrà benissimo, naturalmente andrà benissimo, come al solito, e colgo l'occasione per fare i migliori auguri e auspicare che ci sia di nuovo la sezione insegnanti, nel quel caso parteciperò volentieri. Perché lei, ricordiamo, una volta cosa ha fatto? Ha cantato? Sì, un paio di volte, e una volta abbiamo addirittura vinto il primo premio. Lo ben ricordo, grazie prof, grazie mille, magari tornate a vincere quest'anno, che dice? Sì, se vengo io senz'altro. Ufficio di presidenza, professor Pedevilla, buongiorno. Un augurio ai suoi ragazzi per questo festival studentesco. Beh, l'augurio è che si comportino bene, io mi aspetto grandi cose da loro come sempre, insomma, e soprattutto che siano leali, oneste, ma vittoriose. Dice che è l'anno buono per tornare alla vittoria? Penso proprio di sì, nel senso che la gioia, la voglia di fare, le energie, ahimè, alle volte sottratte alla scuola, ma questa è scuola, insomma, è anche questa scuola, e quindi direi che quest'anno potremmo farcela. Grazie mille, preside, un in bocca al lupo. In bocca al lupo.